Un saluto a tutti i lettori di tuttandroid.net, HTC Desire 500, ne abbiamo già fatto un unboxing, quindi come sempre vi invito a guardarlo se volete vedere il contenuto della confezione. E oggi appunto lo andiamo a vedere più da vicino per una recensione completa. Questo qui è il dispositivo, l'abbiamo già visto un po' fisicamente. Innanzitutto vabbè, abbiamo superiormente tasto di accensione del sistema a spegnimento, jack da 3,5 mm. Sulla destra il bilanciere del volume incastonato all'interno di questa cornice rossa molto bella metallizzata. Nella parte invece inferiore abbiamo porta micro USB con microfono principale, nella parte invece sinistra completamente libero. Frontalmente abbiamo ovviamente la capsula auricolare qui in alto, sempre ottenuta attraverso dei fori all'interno della scocca in policarbonato, logo HTC e fotocamera anteriore da 1,6 MP. Qui invece i tasti soft touch, tasto home e tasto back, che come su HTC One si illuminano solamente quando il sensore di luminosità appunto va a rilevare poca luce e quindi ad esempio in questo momento come vedete non vengono illuminati proprio perché c'è molta luce ambientale, di conseguenza sono spenti. Nella parte invece posteriore troviamo la fotocamera da 8 megapixel, il flash LED qui all'interno di questa parte che è l'unica parte realmente in alluminio del dispositivo, il resto è completamente in policarbonato. Logo HTC. Altoparlante qui di sistema in basso, sempre ottenuto attraverso dei fori con logo Beats Audio. Infatti, se colleghiamo le cuffie, questo dispositivo avrà davvero dei bassi molto molto performanti grazie a questo tipo di tecnologia, a questa più o meno, a questa più precisamente equalizzazione. Andiamo un attimo a rimuovere la scocca posteriore. Come detto già in fase di unboxing, il dispositivo ha la scocca rimovibile, ma in realtà la scocca, come vedete, va a ricoprire tutto il dispositivo anche nella parte laterale, quindi devo dire che la costruzione è davvero buona e quando inseriamo il telefono all'interno della scocca sembra quasi un monoscocca. Questi qui sono i pin per l'NFC, infatti il dispositivo è dotato di connessione NFC. Abbiamo invece ovviamente la SIM standard, la micro SIM qui nell'alloggiamento e l'ingresso micro SD. Noi abbiamo inserito una micro SD da 64 GB che andrà ad espandere i soli 4 GB di memoria interna del dispositivo. Infatti consiglio proprio nel caso acquistasse questo device di acquistare anche una microSD perché 4 GB sono davvero pochi. La batteria è da 1800 mAh, 1800 mAh che ci permettono di arrivare più o meno con un utilizzo intenso alle 7 di sera senza utilizzare il risparmio energetico. Per utilizzo intenso, come sempre, intendiamo WhatsApp, molti WhatsApp, chat varie, Facebook, soprattutto molta navigazione web e qualche minuto di chiamata. Passando più specificamente alle caratteristiche hardware, abbiamo 131,8 mm di lunghezza, 66,9 di larghezza, 9,9 mm di spessore per 123 grammi. Quindi il dispositivo è abbastanza leggero, si tiene bene all'interno di una mano e però il fatto che sia la cover posteriore in policarbonato lo rende un po' scivoloso, tuttavia è possibile utilizzarlo facilmente con una sola mano. Cosa dire del design? Innanzitutto si tratta di, come sempre, questioni personali, però devo dire che questa cornice metallizzata rossa è davvero molto bella e anche se la cover è in policarbonato restituisce comunque delle belle sensazioni al tatto, così come anche la parte anteriore. Dicevamo per le caratteristiche hardware, 4,3 pollici di display con risoluzione 480x800 pixel e 217 ppi di definizione. I pixel purtroppo si vedono soprattutto, non so se si riesce a notare dalla telecamera, soprattutto quando andiamo ad effettuare la navigazione web, quindi nei caratteri riusciamo un po' a vedere i pixel e la bassa più o meno definizione. Fotocamera posteriore è da 8 megapixel, ma purtroppo registra video solamente fino a 720p. Connessione HSDPA fino a 7,2 megabit al secondo, quindi non ha nemmeno LTE. Ma tuttavia si tratta di un dispositivo abbastanza economico della fascia medio-bassa e che costa più o meno 250 euro al lancio. Processore Qualcomm Snapdragon 200, quindi un quad-core Cortex A7 con 1 GB di RAM e GPU Adreno 203. La frequenza del processore è da 1,2 GHz.
Cosa dire della fluidità del sistema? Innanzitutto il sistema è basato su Android 4.1.2, andiamo a vederlo nelle informazioni software. Durante l'unboxing ho dato un'informazione errata dicendo che il dispositivo era basato su 4.2, in realtà è appunto la versione Android 4.1.2 con HTC Sense 5.0. E questo purtroppo non ci fa avere i toggle rapidi all'interno del centro notifiche, quindi è molto simile alla versione Android 4.1.2 che abbiamo visto su HTC One. Ovviamente abbiamo a disposizione la Sense 5, quindi Blink Feed, questo aggregatore di feed RSS che ormai conosciamo bene con il meteo in alto, il drawer delle applicazioni che è possibile esplorare per vie orizzontali e tutte le caratteristiche della Sense. Infatti andiamo un po' nelle impostazioni, abbiamo già mostrato la versione software, possiamo andare ovviamente a scegliere un risparmio energetico personalizzato limitando la frequenza della CPU, la luminosità del display, la vibrazione, la connessione dati e così via. Modalità sleep presente anche su questo design 500, mentre Beats Audio purtroppo non è possibile attivarlo quando non abbiamo le cuffie inserite. Quindi, a differenza di HTC One, probabilmente poiché questo dispositivo non ha a disposizione gli speaker stereo con tecnologia Boom Sound, Beats Audio è disponibile solamente con le cuffie. Memoria interna abbiamo detto 4 GB, in questo caso ne abbiamo occupati 3,57 su 4, quindi davvero molti. Non abbiamo installato moltissime applicazioni, abbiamo installato solamente Asphalt 8 come gioco, alcune applicazioni di base e la memoria è praticamente quasi piena. Ovviamente abbiamo detto l'abbiamo estesa con un micro SD da 64 GB. Per il resto, classiche impostazioni della Sense con possibilità di personalizzazione nel blocco schermo, nello sfondo, suonerie, quindi possibilità di inserire calendario o altre notifiche all'interno della schermata di blocco e così via. La fluidità, dicevo, è buona, ma purtroppo non è ottima, nel senso che nell'utilizzo quotidiano, quando non abbiamo molte applicazioni aperte, la fluidità, come vedete, è davvero buona. Se invece abbiamo qualche applicazione in background che però esegue delle operazioni, ad esempio se stiamo scaricando un'applicazione dall'App Store oppure se stiamo inviando un file tramite Bluetooth, i lag ci sono e si vedono. Ora purtroppo non posso mostrarveli perché il telefono sta effettuando molte operazioni. Questo qui è il multitasking con doppio tap sul tasto home. Come vedete ci sono sia applicazioni aperte, ma che in realtà in background stanno facendo poco. Come sempre andiamo a testare la parte telefonica, andiamo a chiamare un attimo il 119, mettiamolo in viva voce e alziamo il volume. Devo dire, qualità dello speaker tutto sommato buona, o meglio discreta, mentre il volume è davvero buono. Diciamo che non siamo su altissimi livelli, ma su livelli accettabili se siamo in auto riusciamo più o meno a sentire l'interlocutore. La tastiera è invece la classica della Sense, quindi molto molto fluida, senza alcun tipo di problema nel lag con ovviamente il feed della vibrazione. Andiamo un attimo a vedere più da vicino quella che è la parte multimediale. Vi apro la fotocamera, mettiamo un attimo un soggetto qui, scattiamo qualche foto. Allora, fotocamera che è, abbiamo detto, da 8 megapixel e non ha la tecnologia ultrapixel come su HTC One, quindi è, diciamo così, una fotocamera classica. Diciamo che quando siamo in condizioni di buona luminosità, le foto vengono sì bene, ma forse leggermente impastate nei colori No, diciamo sì che i contorni non sono molto ben definiti nonostante gli 8 megapixel. Quando invece siamo in condizioni di scarsa luminosità, le condizioni peggiorano, però diciamo che in generale fa delle foto buone, senza, potremmo dire senza infamia e senza lode. Tra le impostazioni classiche, classica possibilità di scegliere l'HDR, modalità notte, panorama ampio, la stabilizzazione ovviamente digitale e non ottica. Video abbiamo detto girati fino a 720p, abbiamo già caricato un sample sul nostro canale YouTube, vi invito a guardarlo, così come i sample che abbiamo scattato per quanto riguarda le foto, possibilità di attivare o disattivare la griglia e così via. Possiamo girare video ovviamente all'interno della stessa schermata come su HTC One, possibilità anche di scegliere degli effetti e visualizzarli in tempo reale come vedete sullo schermo.
Per testare, come sempre, la qualità del display, andiamo ad aprire le nostre immagini di test. Si tratta di un display tutto sommato buono, che seppur non definito, riproduce i colori davvero in maniera molto fedele e ha anche una luminosità, devo dire, molto molto buona. Questi qui sono i neri, come sempre non si tratta di un Super AMOLED, quindi non assoluti, però accettabili. Come vedete, riproduzione dei colori comunque buona, fedele e senza particolari problemi. I bianchi sono direi perfetti, visto che si tratta di un IPS. Tavolo sale colori, questi sono i contrasti con l'ultima stringa di prova che è difficilmente visibile a causa appunto della definizione non altissima. Però comunque tutto sommato abbiamo detto un buon display per la fascia di prezzo in cui si trova. Simple Video di Wix. Possiamo scattare le foto durante un video, come sempre sulla Sense. Come vedete, riproduzione molto veloce, anche quando saltiamo da un punto all'altro. Purtroppo non riproduce né il player stock, non riproduce né video a 1080p in MKV né in MP4, però con i DVX abbiamo visto che non abbiamo avuto particolari problemi. Navigazione web, apriamo il browser di default, siamo già su The Verge. Richiediamo il sito in versione completa, in versione desktop. Siamo collegati ovviamente ad una rete wifi e valuteremo le qualità di rendering del dispositivo. Ovviamente, come sempre, The Verge ci mette un po' a caricare. Ok, caricamento completato. Scrolling verso il basso, c'è qualche lag nel caricamento. Scrolling verso l'alto. Come vedete, qualche micro lag nel caricamento degli elementi c'è e si vede. Zoom però abbastanza buono. Diciamo che la reattività è discreta, non è ovviamente eccellente su un sito come The Verge, però è tuttavia buona su siti più leggeri. Infatti andiamo un attimo su tuttoandroid.net. E vediamo come si comporta quando ci sono meno elementi da renderizzare. Come vedete qui, praticamente perfetto, non ha alcun tipo di problema. Davvero molto veloce quando si tratta di siti web più leggeri. Abbiamo inoltre anche il rincolonnamento automatico del testo quando effettuiamo operazioni di zoom. Possibilità anche di attivare il flash player come su tutti i dispositivi HTC dotati di Sense. Per quanto riguarda le personalizzazioni di sistema, abbiamo come sempre qualche applicazione come la modalità auto che funziona bene, applicazione per le azioni, per le note che raggruppa ad esempio anche Evernote, attività. E così via, quindi un po' le applicazioni classiche. Andiamo subito ad aprire Antutu Benchmark. Abbiamo effettuato un benchmark, abbiamo ottenuto un punteggio. Purtroppo ora non lo mostra, però il punteggio era di 11.300 e si posizionava tra Galaxy S2 e HTC One X più o meno. Purtroppo probabilmente c'è stato un problema con l'applicazione e ha cancellato l'ultimo risultato. Che abbiamo effettuato alcuni benchmark che abbiamo effettuato alcuni minuti fa. Andiamo ad aprire Asphalt 8, gioco molto pesante che abbiamo visto ha avuto qualche problema anche con dispositivi molto più dotati dal punto di vista hardware, però devo dire su questo HTC Desire 500 funziona più o meno in maniera discreta. Ovviamente non è fluidissimo in ogni occasione, però come vedremo funzionerà bene. Quindi non testiamo il classico Real Racing 3. Ma ci spostiamo un po' più avanti per quanto riguarda proprio le caratteristiche grafiche. Andiamo subito ad effettuare una gara. Ok, vediamo anche i tempi di caricamento. Magari mi avvicino un po' con la telecamera.
Allora, ora siamo in corrispondenza di molti poligoni perché ci sono molte macchine. Di sicuro la grafica non è come quella che abbiamo visto ad esempio su Galaxy S4 o HTC One quando abbiamo provato questo gioco, però il gioco funziona bene in maniera molto fluida e ci ha stupito sotto questo punto di vista, considerando che diciamo l'hardware è comunque un quad core ma un Cortex A7, considerando anche la fascia di prezzo del dispositivo. Diciamo che quando ci sono molti poligoni da renderizzare forse ha qualche problema, però come vedete quando l'auto è da sola funziona davvero in maniera molto fluida. Anche l'audio è buono e non ha problemi. Parte audio, testiamo un po' lo speaker. Allontaniamoci, ok. Magari qualcosa di diverso rispetto ai classici sample. Allora, l'audio dell'altoparlante è sì buono, però forse manca un po' di bassi. Situazione ovviamente che cambia completamente se inseriamo le cuffie, poiché avremo a disposizione la tecnologia Beats Audio e quindi molto ma molto performante. Come vi dicevo, la home non so se riuscite a vedere, ma ha qualche piccolissimo lag in questo momento perché sta scaricando le copertine degli album da Grace Note, e questo è proprio quello che vi dicevo prima. Però, come detto, nell'utilizzo quotidiano questo non si nota molto, ed è davvero fluido in ogni circostanza. Cosa dire di questo device? Ci ha colpito perché in relazione al prezzo innanzitutto offre tutta l'esperienza Sense 5, è abbastanza fluido, ha un hardware diciamo in linea con il prezzo al quale viene proposto, e anche esteticamente è molto carino. Ma soprattutto è il software che è completamente quello della Sense 5, quindi lo stesso che troviamo su HTC One e su un device però nettamente che costa nettamente di meno. Il prezzo infatti di vendita è di 250 euro, anche se attualmente si può trovare già sui 220 euro, e a questo prezzo è davvero un dispositivo da tenere in considerazione. Direi che per questo device è tutto per il momento, da Emanuele Capone per tuttoandroid.net. Thank you.